Buonasera a tutti. Siamo qui questa sera con la nostra carissima Cecilia. È una Buonasera. gioia immensa ogni volta parlare con te, Cecilia. Una grande gioia ritrovarsi, sempre. Mi spiace che non ci sia Vivek, ma sono felice che non ci sia perché lui in questo momento è È in andato India. a trovare un po' di parenti, vero? In India, Dopo finalmente gli 2 anni e mezzo, finalmente avevano riaperto i voli e ha accolto immediatamente amici. la opportunità ed è partito, ma naturalmente è qui con tanto amore, ha detto di salutare te, la carissima Alessandra, che infatti anche ci manca molto vedere qui, ma che è presente pure con il cuore, con lo spirito, e siamo tutti sempre uniti. E siamo uniti sul Confermo. cammino. Comunque, appena ritorna faremo un'altra puntata, così sentiamo anche le Sì, novità dall'India. Chissà certo. cosa ci porta Vivek. Allora, monocorde e Kriya Yoga, questo incontro direi meraviglioso. Mi ricordo ancora la prima volta che ci siamo sentiti al telefono, con Era un'urgenza esattamente 3 anni fa, adesso, incredibile. in questi Addirittura. Sai giorni, Daniele, che che non mi ricordo. cercavamo in qualche modo di fare arrivare la frequenza di 528 Hz a un grandissimo caro amico che era in condizioni molto gravi di Vicenza, proprio della tua città, in ospedale a Padova. E allora cercando, frantically, si direbbe in inglese, molto con ansia in internet, troviamo te. Ed ecco che dunque incominciamo a scoprire tutto l'universo del monocorda. E da lì si è scoperto che in realtà, e poi tu puoi fare domande, se no io vado avanti, vado avanti, vado Guarda, io preferisco che parli tu, perché io dico solo che mi ricordo quella telefonata stranissima e che me la sono di stucco. Ho bisogno di un monocorda perché devo mettere una frequenza 528 su un caro amico che è in terapia intensiva e non si parlava certo dei problemi che abbiamo oggi. E io ho detto, guarda, io non ho monocorda da vendere, io li faccio di volta in volta. E ci siamo un po' parlati, ti ho dato una traccia, vero? Che avete fatto assolutamente. ascoltare quel, al tuo caro amico attraverso le cuffie, e magari un po' quella, un po' le cure che ha ricevuto. Certo, caro, carissimo, sta al meglio possibile, ma sicuramente era tornato sulle sue gambe, era uscito dall'ospedale, è stata una lunga avventura con la quale ancora sta cercando di combattere, ma a dei livelli che erano insperati. Quindi sicuramente, e ancora oggi ci incontriamo, lui e sua moglie, di cui sono testimone di nozze, con il monocorda, abbastanza spesso, anzi. E quindi veniamo proprio a noi. Spiegatelo Allora, a voi, perché io parlo sempre al plurale con te, Cecilia, perché Vivek. siamo due che di solito siamo sempre veramente insieme. Esatto. Come me e Alessandra, praticamente, siamo È così. praticamente uniti. Sì. E È così. quindi questa Allora. cosa da dove parte il Kriya Yoga? Perché credo ti interessi a chiunque stia ascoltando in questo momento. Innanzitutto, bisogna partire da questo concetto, che quando basilare, cruciale, chiave d'oro per comprendere questa benedetta e sacra associazione, quando tu ascolti il monocorda, che tu provenga da un sentiero spirituale vicino a quello dello yoga o no, tu odi un suono che ti porta ad uno stato in proprio che non puoi negare di beatitudine. Questo suono è il suono primordiale, intercorrente attraverso tutta la creazione, dalla terra alle cellule, all'etere, ed è il suono dell'om. È l'amen. È la parola, è il verbo. Nella Bibbia in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, e così ritroviamo che in Patanjali, che è colui che in tempi che non si sono mai compresi quali fossero tante diverse interpretazioni, non importa, fu il primo che codificò la tradizione dello yoga che da orale tramite lui divenne finalmente scritta e giunse a noi. Così come la Bibbia, così come l'Odissea, l'Iliade, tradizioni che passavano verbalmente, oralmente dall'uno all'altro. Ebbene, lui ti dice nel Sutra 1.27 che ciò che designa la coscienza assoluta è il
il suono dell'OM. Allora tu dici, a me cosa interessa, che cosa allontana la coscienza assoluta? La coscienza assoluta vuol dire, ed è lì che è importante, tradurre in linguaggio che ci tocchi laddove possiamo dire eccolo, è mio. Coscienza assoluta vuol dire pace, gioia, amore, saggezza, armonia, luce, incorruttibili, immutabili, inalterabili, liberazione finale dalla sofferenza. Ecco allora lì che ci tocca a tutti. Allora un attimo, ti dice, dunque, Sutra 1, 27, ciò che designa la coscienza assoluta, ovvero tutto quanto appena menzionato e descritto articolato, è il suono dell'OM. Sutra 1, 28 ti dice la concentrazione sull'OM e la meditazione sul suo vero significato, ovvero che è coscienza assoluta, ovvero che è infinito amore, infinita luce, libertà totale dalla sofferenza, porta alla finalmente superamento, al superamento finalmente di tutti gli ostacoli alla realizzazione di te come coscienza assoluta. Dunque, proprietà transitiva, l'OM come veicolo di liberazione dalla sofferenza. Un attimo. Dove andiamo col monocorda? Andiamo là, andiamo all'OM. Quando tu a qualunque nota lo intoni, a qualunque accordo di due note o tre note, dunque a qualunque una nota, a qualunque accordo di due o tre note lo intoni, lui sempre, per effetto dell'accumulo sonoro delle vibrazioni degli armonici che produce, lui riverberà il suono dell'OM. Allora, è quello che intende Patanjali quando dice concentrarsi sull'OM e meditare sul suo vero significato? Siamo onesti? Non è esattamente questo, ovvero non è esattamente un ascolto esterno dell'OM, ciò a cui si riferisce la tradizione yogica della liberazione. Ma che cosa succede? Ti prepara, ti mette in uno stato di consuetudine, di amicabilità, ti pone in uno stato vibratorio che incomincia ad essere osmoticamente armonizzato dal perfetto armonizzatore che è l'OM. Allora ecco che piano piano arriviamo al Kriya Yoga. Paramahansa Yogananda spiega che il Kriya, Paramahansa Yogananda è il mio maestro, lo vedete lì, la mano va così specularmente nel video, là è il grande autore del classico, conosciutissimo, il più letto, dei libri spirituali, autobiografia di uno yogi, che riporta tutta la storia del ritorno del Kriya Yoga alla conoscenza, fra virgolette, comune, come abbiamo ora la benedizione di avere. Dal 1861 infatti è uscito dal nascondimento della proprietà solo presso i rishi, presso i grandi ricercatori che facevano voti di rinuncia sull'Himalaya. Ebbene, dice che il Kriya Yoga è un metodo per depurare il sangue dall'anidride carbonica e caricarlo di un e trasformare questo stato in supplemento di ossigeno. Quindi metodo psicofisiologico, ovvero che coinvolge la mente ma anche la fisiologia, in questo caso il respiro, che depura il sangue dall'anidride carbonica e lo carica di ossigeno. Questo supplemento di ossigeno viene poi trasformato in energia vitale che va a rigenerare il cervello e i centri energetici spinali, ovvero i chakra. E tu dici, ma a me tutto questo forse complesso ragionamento cosa interessa? Che quando tu permetti ad un extra supplemento di energia vitale di andare a rigenerare il tuo cervello, cioè di andare a toccare il tuo cervello e la tua anatomia sottile, dove sono presenti
i campi vibratori, ascolta che ci avviciniamo, i campi vibratori di quegli stati di coscienza ancora non illuminati che divengono causa di esperire, di necessità di sperimentare sofferenza, ebbene, quando tu vai a lavorare, a incontrarli con vibrazioni potenti di un supplemento di energia vitale, tu vai a sciogliere la loro vibratoriamente la loro presenza vibratoria in te, senza dover articolare la narrazione della storia di da dove provenga quel problema, perché mio nonno e 300 vite fa, notare, sono terapeuta di regressione a vite passate formata dal dottor Brian Wise, quindi so di cosa parlo e dovrei dar valore molto a quello. Ebbene, ci sono dei modi per bypassare tutto quello, infatti, tramite quella che Yogananda definì la rotta supersonica del Kriya Yoga, proprio perché tramite questa azione, che sarà di respiro ma di presenza mentale più respiro, tu andrai a permettere un lavoro vibratorio potente da parte di un supplemento di energia vitale là, nei luoghi dove sono depositati questi campi vibratori cosiddetti semicarmici che ti costringono a esperire sofferenza per evolvere. Dunque un'accelerazione dell'evoluzione. Paramahansa Yogananda, grande maestro del Kriya Yoga, di questa grandissima tradizione, ti dice: il suono e le vibrazioni sono le più potenti forze nell'universo. E ti dice che la guarigione vibratoria tra tutti i metodi è della massima importanza. Allora come? Ti ha parlato di Kriya Yoga e poi ti parla di guarigione, ti parla... Allora dopo comprendi? Kriya vuol dire azione, ha la stessa radice di karu, che in hindi e sanscrito è fare, il verbo fare, e di karma, ovvero tutto il meccanismo della causa ed effetto che ti porta ad esperire l'effetto di quanto hai fatto nei tuoi stati non illuminati, quelli in cui siamo finché non siamo liberi, no? Bene. Allora, se un grande maestro di Kriya Yoga ti parla di suono e vibrazioni e ti parla di guarigione vibratoria come di massima importanza e consistente nell'inviare vibrazioni a persone in disagio fisico, mentale, emotivo o spirituale, ecco che arriviamo al potere e al connessione preziosa e sacra di strumenti che possano riverberare il suono maestro che designa la coscienza assoluta come il monocorda. Dunque diventi un collaboratore di un percorso che poi sarà necessario e imperativo, ed è quello del tuo lavoro interiore che nessuno strumento farà mai, perché devi diventare tu. Ecco il Nada Yoga, lo yoga del suono, e non è che è un ascoltare uno strumento, è tu ascoltare te stesso come strumento laddove vibri del suono cosmico, e nell'ascoltarlo osmoticamente ti trasmuti nella coscienza che quel suono veicola. Allora ecco che il monocorda diviene, io spero tutti stiate comprendendo, sono molto chiara, mi capiscono tutti, però sono discorsi complessi. Ma se ti capisco io, capiscono tutti, non preoccuparti. Allora ecco dove il monocorda diventa un sacro, vivo, vivente, intelligente collaboratore. Proprio, ripeto, perché chi non lo ha sentito non lo sa, ma avevo appena postato un video che hai visto in due giorni a 1800 visualizzazioni, ero così felice, dico ma guarda, neanche a farlo apposta. Se sentite quel videino di 3 minuti, vedrete, sono io che faccio su mio fratello, che si copre perché gli avevo detto, Daniele ha detto che una corda potrebbe saltare, allora lui l'ha così, quindi potevo pubblicarlo. Ebbene, voi sentirete questo riverbero di questo suono che è l'om, l'amen, l'amin, l'amen, amin musulmano, amen ebraico, l'amen della nostra tradizione di provenienza cristiana. Om, um, va bene? Eccoci dove siamo.
Comprendiamo? Infatti, non a caso, chi ha inventato il monocorda? Addirittura parliamo di Pitagora, ovvero parliamo di qualcuno che era in sintonia perfetta con la armonia cosmica, che è perfetta geometria, perfetta matematica, e inventa il monocorda. Io vi voglio dire una cosa che sembrerà tanto strana, naturalmente lasciatela pure da parte se vi sembra troppo strana, eppure c'è una tradizione che dice che una delle incarnazioni di Yogananda sia stata Pitagora. Ora, io non sapevo. Sono stata tanti anni vicino al mio grande maestro spirituale, che non posso chiamare così perché lui si arrabbiava, perché c'è il maestro Yogananda, tuttavia la mia guida spirituale, padre spirituale di Vivek e me, come di migliaia di altre persone al mondo, ma nel nostro caso proprio diretta, siamo stati con lui 16 anni, ebbene è stato Swami Kriyananda, diretto discepolo di Yogananda, ho sentito tante cose che il maestro diceva, ciò che Yogananda diceva, cose che anche non sono scritte. Va bene. Allora, dove andiamo? Un passaggio importante però, perché credo che la tua vicinanza con quel maestro sia stata fondamentale nella tua vita, no? Naturalmente, tutto quello che c'entri niente, ma il servizio che, diciamo, serviamo, il servizio che serviamo, onestamente, è plasmato da lui. Ma non perché ha detto o non ha detto, certo abbiamo lavorato tanto con lui per tanti anni, in Italia, in India soprattutto, 12 anni d'India, America, eccetera. Ebbene, ti plasma osmoticamente, come lui ci spiegava. È per quello che i maestri anche in silenzio ti plasmano. Plasmano un attimo, cosa vuol dire aspetta? Non manipolano, un attimo. Ti trasmutano. Perché? Le vibrazioni del campo elettromagnetico in cui a questo livello di pianeta Terra in cui siamo la tua coscienza viene espressa, ha un moto vibratorio che ha un potere, un'intelligenza, un potere di assimilare a sé chi ha vicino. E dunque ecco come agiscono i maestri che sono in silenzio ed ecco come, un attimo, se tu sei ricettivo e ben volonteroso, e noi eravamo assetati di fare passi evolutivi accelerati, come il Kriya porta a fare, no? Ebbene, dunque, vicino a lui era veramente un voler assorbire, un voler venire trasmutati. Durissima, mica un giochetto, glamour. No. Ma il risultato è stato poi tutto questo. Questo che è un servizio però che onestamente tocca tante persone. E soprattutto oggi come oggi, e per grazia di Dio giovedì riprendiamo, le carceri, i carcerati, dove entra il monocorda. Allora, quando anche l'ultimo degli ignoranti, nel senso non di offesa, ma che ignora tutto quanto abbiamo così, in modo così bello, no? Condiviso, descritto, sente questo suono e ti chiede cos'è e vede luce quando lo sente e si sente svuotato da nodi violenti là, proprio là al centro dove c'è il fuoco senza controllo di chi commette crimini e si trova in un carcere di massima sicurezza, allora tu hai la prova provata, non ne avevi bisogno perché lo sai che è così, ma la prova provata che funziona. Funziona. Ma allora qui c'è da parlare dell'attività che tu e Vivek avete messo a servizio, io sì, credo, soprattutto. Richiesti, noi non volevamo, noi eravamo sempre in progetti, Swami ci dava sempre progetti molto pratici. Partiamo da prima. C'è la foto, non so se l'hai cambiata sul tuo profilo. No, vostro, è sempre uguale. Facebook, è sempre uguale la in cui avete davanti una moltitudine, direi, di militari, giusto? Sono poliziotti, chi sono quelle persone che state armonizzando in quel momento con la vostra tecnica che dopo ci descrivi? Sì, guarda, in realtà noi non eravamo né interessati. Dunque, l'interesse è sempre aiutare noi stessi e le persone a essere libere dalla sofferenza, ma lo facevamo con quello che Swami ci indicava di volta in volta come progetto. Eravamo veramente al servizio di come
il nostro maestro ci mostrava essere la nostra via tramite il suo discepolo diretto, che è stato Swami Priyananda, uno dei suoi discepoli diretti. Ebbene, i discepoli in India ci hanno chiesto di fare questo, ovvero di prenderci cura degli insegnamenti di guarigione di Yogananda. Io non avevo mai letto niente degli insegnamenti di guarigione di Yogananda, non mi interessavano, non sapevo nulla, evitavo i gruppi di preghiere di guarigione, mi sembravano cose noiosissime, infatti erano in sei da sei anni a fare queste cose, a chiedere vuoi partecipare? No. E va bene, qua e là. A un certo punto l'hanno annunciato pubblicamente e a quel punto io ho detto no mentre lo annunciavano e ci sono entrata, ho dovuto studiare, non capivo niente, sempre stata una persona molto attiva e va bene, gestivo un lavoro con le stoffe gandiane, che so, anche quello non sapevo neanche cosa fosse, ma insomma, poi divenni esperta delle stoffe tessute, filate tessute a mano nei villaggi dell'India, eccetera, eccetera, ho lavorato con la sua nipote Tara Gandhi, ho avuto questo grande onore di diventare sua amica, eccetera, 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 ebbene, piano piano, dunque studia, che ti studia, e poi ti dicono, devi fare le lezioni, no le lezioni, a malapena capisco io tutto questo, e vai, e dopo ti dicono persone che ti sembravano addormentate alla lezione, ti chiamano e ti dicono sono guarita dopo anni da, e tu dici bah, e dopo capisci che il maestro ti ha magnetizzata, punto, per fare questo servizio, punto. E poi da lì sono arrivati gli strumenti, eccetera, eccetera. E poi sono arrivate le carceri, sì, sono arrivate l'esercito indiano al servizio fra India e Cina, sono arrivate le vedove abbandonate dalle famiglie a Vrindavan, tutte visite regolari che facevamo, e l'India è terra di moltitudini, 1.300.000.000 di persone, quindi incontravi insomma regolarmente da un minimo di 40 persone fino a 800 persone alla volta. Ma tutto con grandissima calma, con grandissimo senso di... Sai, Swami ci diceva sempre, ricordati, trovare Dio, cioè l'autorealizzazione, non è difficile. Due cose. Deeper and longer meditation, meditazioni sempre più profonde, sempre più lunghe. E due, ricordarti che l'agente è Dio, colui che fa. God is the doer, che Dio è colui che fa. Ricordatelo, 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 ricordatelo. Poi ricordati l'ego più grande, l'ego spirituale. Sai, negli anni comprendi sempre, cresci, diventi sempre più adulto, capisci tante prove nella vita, capisci sempre di più queste tre cose e vuoi sempre più rendere la tua realizzazione interiore luce potente del tuo servizio. E dopo sono arrivate le carceri. Ecco, dove adesso giovedì infatti lui va, questo signore qua, che ve l'avevo già detto, no? La prima volta, poi uno sembra noioso a ripetere la stessa cosa. No, perché magari ci sono persone che non sanno quello che fate. La prima volta, no? Era proprio in massima sicurezza che ho portato a Spoleto, carcere massima sicurezza di Spoleto, per cui gli ergastolani proprio. E quindi nella fascia, perché facciamo tutte e tre le fasce, ovvero media sicurezza, protetti, ovvero coloro che hanno commesso crimini su donne, scusate se disturba molti, ma su donne, bambini, e crimini, queste cose orrende, e poi la massima sicurezza, ovvero coloro che sono lì in ergastolo. Ebbene, ero nella fascia dell'alta sicurezza, Viveka ancora una volta era in India, sono andata col monocorda e uno di loro, che era un camorrista, e allora dico chi vuole, allora tutti a scherzare, a dire cassa da morto, la cassa da morto, dicevano nel monocorda, no? Che sto baldone, no? Così. Dico vabbè, chi vuole sta cassa da morto sulla pancia? Allora questo ragazzo, giovane, perché sono giovane, avrà avuto 30 anni, ma già lì con ergastolo, Camorra, Napoli, si è disteso. Fatto, fai conto di tutti che guardavano così, e lui finito il lavoro su di lui, davanti a tutti, ha detto, io mi sento svuotato in tutta la mia pancia, svuotato, e una grande pace. Cos'era successo? Quella roba là. È successo che le vibrazioni del suono cosmico veicolato da uno strumento così, che riverbera quel suono tramite gli accordi, gli armonici che accumulati producono quell'eco, ebbene,
era andata a lavorare, tutta questa vibrazione era andata a lavorare sul centro, infatti, spinale, il chakra del il terzo chakra, che è proprio quello che, se non è armonizzato, violenza, rabbia, ferocia, fino alla ferocia. E lui cosa ha avuto? Ha avuto una trasmutazione. Una trasmutazione. Beh, insomma, io vi dico una cosa. Quel ragazzo è uscito. Io non so come è uscito. Ma tu hai pubblicato anche una foto recentemente in cui chiaramente non si vede la persona. È evidente. Allora, quella meraviglia lì è un'altra meraviglia. Un'impossibilità. Ma ci abbiamo creduto, con ognuno di loro, preghiere forti, anche nel tempo del Covid, preghiere fortissime per ciascuno di loro e con loro ad ogni incontro. Di che cosa? Di credere oltre l'incredibile, credere oltre l'impossibile, che quando tu trasmuti te, trasmuti la realtà intorno a te. Perché? Perché tu sei la realtà intorno a te, è un ologramma di che cosa? Di chi tu sei, chi sei? Sei un campo elettromagnetico. È ovvio che non sei solo un campo elettronico, sei una coscienza, no? Sei uno stato di coscienza che a seconda di come vibra produrrà un campo armonico o un campo disarmonico, fino alle disarmonie feroci come un carcere. Allora, lavoro su lavoro, lavoro su lavoro. Io vi dico, abbiamo visto uno che passava, dire uno è amatissimo, ma non posso evidentemente dire nessun nome, dico uno. Perché è meglio dire così, per ovvie ragioni. 18 carceri aveva passato per violenza, lo rimbalzavano, veniva rimbalzato da uno all'altro perché era ingestibile. Ebbene, questa persona mi disse, ed è l'ultima volta che l'ho visto, prima è stato liberato, sembrava impossibile. Allora mi ha detto: Cecilia, ho raggiunto uno stato di pace e calma, dove non mi riconosco e non riesco a capire. Ma questo era arrivato a meditare 2 ore al giorno sul water. Perdonatemi, di solito sono molto attenta, per dirvi che si deve fare. Non ne vieni fuori solo leggendo, o ascoltando, o guardando video su YouTube, o ascoltando il più grande insegnante anche. Devi fare il lavoro dentro di te. Purtroppo, infatti Patanjali ti dice, i segreti del successo spirituale, ovvero della liberazione finale dalla sofferenza, sono Abhyasa e Vairagya, ovvero la pratica e il distacco. Allora, uno così, fantastico. Poi un altro, sempre, la volta del monocorda. Finito il lavoro su questo della camorra, tutti intorno, dico adesso meditiamo. E uno di loro dice: ma noi siamo disgraziati e condannati. Dico, non dirlo mai più. No, noi siamo condannati, è inutile. Dico, ripeto, non dirlo mai più, ti do uno schiaffo. Siamo tu, il mio maestro detto, dice che siamo tutti santi in divenire. Non osare mai più. E lui l'ha detto ancora, e io devo dire, ma davanti a tutti, poi ci sono 1000 telecamere, per carità, questo si dice in italiano un buffetto, adesso mica che sembri, però gliel'ho dato, va bene. Meditiamo, lui vede un'esperienza incredibile, ha visto il Cristo e ha detto davanti a tutti: vi sembrerò pazzo e sapete che non lo sono, ubriaco non lo sono, e quindi io vi dico sempre, dico dillo, e ho visto questo. Poi hanno incominciato a manifestarsi presenza cristica nella cella sotto forma di grande luce. Allora, questa era una persona che da 30 anni era lì, ergastolo, e ha provato in tutti i modi, a corte d'assise, corte tutto. Io ho detto, crediamoci, forza, vibra. Allora, tutto il lavoro di meditazione, di guarigione vibratoria, adesso ci arriviamo, oltre al suono e la vibrazione di energia tramite le mani. Insomma, ragazzi, Natale dell'anno scorso, cioè in realtà del 2020, ha avuto un permesso, il primo in 30 anni. Siamo andati tutti al ristorante con la famiglia, ha voluto noi, me e Vivek insieme alla famiglia. La famiglia è in pianto a vedere tutto l'amore che mascherine e non mascherine eravamo avvinghiati noi tre, io, Vivek e lui, e la famiglia che piangeva, e Natale di quest'anno, liberato. Allora tu dici, com'è possibile? Beh, vabbè, ci sono 1000 modi in cui Dio poi trova i modi materici, termini che saltano, no? Nelle cause, bene, Dio deve trovare un modo, no?
no? È arrivato adesso, non è arrivato per 30 anni. Allora tu dici, vabbè, come fai a sapere quello? Beh, stai pur certo che ha aiutato, mettiamolo umilmente così, va là che ha aiutato. Va là che ha aiutato, allora, oltre a lui, altri due che non avevano permessi da 28 anni, hanno avuto i permessi, 12 ore. Ma ci rendi anche, mi telefonano gli ispettori per dirmi, Cecilia, il miracolo, dico, non mi dire, sì, sì, ti butti per terra, te lo dico la verità. Butti per terra in gratitudine a Dio, come fanno nei tempi indiani, tutto disteso di gratitudine, perché tu sai che non sarà stato quello, dici anche, stai pur tranquillo che ha aiutato, va là. E come vi siete guadagnati la fiducia delle istituzioni per portare... Allora, io è un'arma praticamente in un carcere di massima sicurezza, corde in acciaio, chiodi in acciaio, pioli in acciaio, E il legno stesso può essere anche quello in mano a qualcuno che ne volesse fare un'arma. Però sai, ritorniamo alla legge del magnetismo. Quando tu sei convinto fino alla linfa della linfa della linfa più profonda del tuo essere che tutti possono essere liberi dalla sofferenza, tutti sono pura luce, puro amore, e tu hai devoluto la tua vita affinché quanti più possibile vengano riaccesi nella loro natura più profonda e liberati dalla sofferenza, e tu vuoi essere un collaboratore di questo, anche se spazi il pavimento di un luogo dove questi tipi di aiuti avvengono, quando tu hai questa assoluta passione, determinazione, amore, gioia, passione ancora entusiasmo, tu lo vibri. Io entro con la campana di quarzo, entro con questo, tutto naturalmente passato dal tribunale di sorveglianza, con le misure, i materiali, i diametri, all'inch, al millim, tutto. Si fidano? Perché tu emani, capito? Emani. Non tu, io sono però capita questo. È lo stesso discorso, cosa emani, avviene. Allora, carcere di Perugia, donne, è stato il primo ingresso, ci hanno chiamato da lì. Allora, cioè, tramite un'amica che sapeva il nostro lavoro con la polizia indiana, ci chiese se potevamo andare lì. Anche lì, appena hanno visto il lavoro con la polizia indiana, ingresso immediato. Va bene, entro e mi chiedono, c'è un caso di grandissima violenza di una detenuta che morde, l'abbiamo dovuta mettere in isolamento, in una cella di isolamento, perché neanche le inservienti possono avvicinarsi, morde, pericolosissima così. Devi vederla? No, io non devo vederla. Le vibra, cioè non ho bisogno di vederla, ma volentieri, per carità, però non c'è nessun bisogno, visto che era complessissima, cioè, io non ho bisogno. Quello che facciamo, che faremo sulle attuali detenute che si sono iscritte e vengono e verranno al programma, influenzerà lei. Ascolta, Daniele, ascolta. Tempo 2 settimane, cioè 2 incontri, mai vista. Sac, uscita da questa cella di isolamento, andata ad abbracciare la detenuta con cui aveva avuto gli episodi di violenza più acuti. L'altra detenuta, questa, era mia allieva, mi ha detto, confermo, è vero, è impossibile, è vero, è venuta a abbracciarmi, a dirmi che ero la sua migliore amica. Che cos'è? È la stessa storia. I campi, maestro mio, Paramahansa Yogananda dice, l'energia ha un infinito potere di proiezione. Ma dietro c'è un'intenzione solida, c'è un'intenzione passionale, fortissima, che arrivi a tutti, vero? Che arrivi a tutti. E lei arriva, la vibrazione che è intelligenza divina e potenza divina. Ascolta, Daniele, una cosa importante. Paramahansa Yogananda infatti parla proprio della musica come un'arte divina da essere usata non solo come un piacere ma anche come un sentiero alla realizzazione di Dio. E tu dici, ma a me di Dio cosa mi interessa? Sono là feroce in una cella chiusa che morto. Ma Dio vuol dire, forget, dimentica questa parola, ma il suo radice sanscrita è luce. Allora quella luce in realtà è amore, pace, pace. Allora andiamo là, andiamo ancora alla roba cruda. Pace. 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 Sì, a sentire parlare te, Cecilia,
Sì, io ho la netta sensazione che bisogna avere la tua energia per arrivare dove sei arrivata. E quando allievi mie mi dicono ma sai, io dove faccio le mie attività è tutto difficile, perché le persone con fatica si avvicinano. Sai, i soliti discorsi. Pare sempre che alcune persone non riescono a farcela, ma perché, dal mio punto di vista, ed è quello che gli spiego spesso, è che loro non riescono a trasmettere la piena convinzione di quello che fanno. Bisogna essere fari in quello che si propone. Io vorrei un tuo parere su questo. Ma allora, innanzitutto non è la mia energia, ma è, carissimo Daniele, amico mio, è l'energia che carica chi fa un percorso spirituale vero. Vero vuol dire fatto di abhyasa, come dice Patanjali, cioè di vera pratica, di una metodologia scientifica per realizzare tutta la meraviglia di amore, pace, forza, luce, armonia, saggezza che tu sei, che noi siamo, bene, e liberarti dunque da ciò che non lo è, cioè la sofferenza. Va bene? Aspetta. Chiunque faccia un sentiero serio ha una quantità di energia che non è paragonabile a chi non lo fa. Punto uno. Pratica regolare due volte al giorno non è uno scherzo, è durissima. Il 90% delle persone molla dopo un anno e va un altro sentiero e avanti e via. Due. Non cosa ne penso io, cosa dice Gesù? Quando Gesù dice, quando vuoi qualcosa, non dice fai finta, vedi che l'hai già ottenuta. Con questo spirito vai in preghiera e quando ti parla della, dunque tu devi già, ed è tutto il potere delle affermazioni, delle visualizzazioni, noi siamo creatori, tu crei ciò che tu crei ciò che stai pensando, ciò che stai sentendo. Allora, quando tu hai un grande meta, vedila già fatta e vacci incontro, lei è già pronta, ma tu devi sentirla questa passione, devi sentirla, devi vibrare forte, altrimenti non succede. Il nostro mio Swami Kriyananda, ripeto, grande discepolo diretto discepolo di Paramahansa Yogananda e il nostro padre spirituale, guida spirituale, diceva: la maggior parte delle persone non ha energia per fare niente, è un dato di fatto. Allora, energia più volontà sono il segreto del successo in qualunque opera, che sia finanziaria, che sia relazionale, che sia legale, che sia spirituale. Tu devi volere qualcosa e poi aspetta, non basta mica volere. Non bastava, Daniele, che tu volessi questa intervista, questo incontro. E l'energia? Ma la gente ha idea dell'energia che ci vuole dietro ogni programma? Ma io studio fino alle 3 di notte, una quantità di notti che è insana. Ma quanta energia ci vuole dunque abbinata alla volontà per arrivare poi a situazioni che trasmutano letteralmente la vita delle persone, la coscienza delle persone? Tanta! Ma tu alla base di, allora, volontà, energia, la passione per quello che fai, qualunque cosa essa sia. E infatti in India, mi ricordo un devoto, primo anno all'inizio del lavoro in India, Swami ebbe questa ispirazione nel novembre 2003, 23 novembre partì e il 6 febbraio mi chiamò per collaborare. Ebbene, mi ricordo uno dei primi devoti disse: i miei nonni indianissimi mi dicevano, quando sei lì a far niente, togliti un bottone dalla camicia e rinfilatelo. Muovila quell'energia. Muovila, se no tutti i tuoi discorsi, l'universo, quell'altro, ma per carità, non vai da nessuna parte. Allora, energia. Allora, come fare per avere più energia? Le pratiche spirituali, di qualunque sentiero si tratti, purché sia serio. Qual è un sentiero serio? Quello dove vedi le trasmutazioni delle persone. Trasmutazioni in che senso? Dal buio alla luce. Cosa vuol dire? Da agitazione a calma. Oppure, va bene, rireagisci, è durissimo vivere, lo sappiamo, ma non vieni più dominato da
la reattività antica che è impressa nel tuo cervello e nella tua struttura muscolare, non vieni più dominato dal peso di ciò che succede, non entri più con piedi di guerra nell'incontro con l'altro e con te stesso. Ecco dove vedi se un metodo funziona o no, ma dagli il tempo, dagli il tempo. Amma, grandissima maestra, grandissima incarnazione della Madre Divina, sai, Mata Amritananda, Amma, la grande anche santa incarnazione della Madre Divina, le dice: la malattia dei tempi moderni è la fretta. La fretta. Dove crediamo di andare con quella fretta? Onestamente, non molto lontano e non molto bene. Allora, il tempo alle pratiche, qualunque sia il tuo sentiero, qualunque il tempo, pratica seria, onesta, onesta, le volte che ti è detto e come ti è stato insegnato, ecco come puoi accelerare il percorso di liberazione dalla sofferenza e non solo liberazione dalla sofferenza, di realizzazione della meraviglia che siamo. E siamo amore, pace, luce, gioia, aspetta. E poi la passione divorante di condividere con quanti più possibile per vedere tutti fuori dalla sofferenza. E a quel punto chi ti ferma? Nessuno, niente. Ma con amore non è una sfida. Io sono innamorata, io e Vivek, innamorati, gli ispettori, ma tutti ci amiamo col direttore educativo che... Cioè, lui, sua moglie, vengono poi a prendere il tè da me, Vivek. Ci siamo innamorati. Perché? Perché è un piano d'amore. E quando tu sei onesta e cerchi umilmente, sei un nulla. Però guarda, ho visto che funziona su questo e quell'altro, se vuoi proviamo. E vedi che funziona, dai, va là che siamo fratelli in un piano di amore. Punto. Credo che sia uno dei più belli insegnamenti che ho sentito, questo, Cecilia, perché sentirti parlare è sicuramente di sprone per molti. Sono contenta. E credo che quando una persona, come dici tu, ha la vera passione, la fiamma dentro, non c'è nulla che la possa fermare. Sì, ma con onestà e ripeto, non è mica una sfida. No, no. Sì, è così. Una sfida è qualcosa di cioè, non sì, appropriato per descrivere questo, sì, alcuni sono in sfida, ma credo che quando sei onestamente, hai questa fiamma dentro, nell'amore di quello che fai, non c'è nessuno, nulla che ti possa fermare. Sì. E poi è evidente, no, che devi mettere tanto sole, evidente, è durissima, vero? Cioè, lo sappiamo che niente è così come un bicchiere d'acqua, niente, però poi tutto coopera perché è un piano d'amore. È l'unica cosa che sta avvenendo, ma sempre ricordo, diceva, ricordati, sai quando vai lì vicino, no, che ti abbraccia e ti dice, ad una mia amatissima amica, che fra l'altro era una allieva e devota di Sai Baba, ma vedi l'universalità del tutto, ebbene, io assolutamente nel Kriya Yoga e discepolo di Yogananda, ma ero lì dalla Divina Madre, ebbene le disse, ricordati figliola, ricordati, nothing is happening, non sta succedendo niente. Niente, l'unica cosa che succede è un piano d'amore che è volto a supportarti nella tua rirealizzazione di chi sei. Sei solo amore. Allora, si tratta di sintonizzarsi con quella corrente di supporto. Ed ecco che allora strumenti come il monocorda aiutano, perché portano armonia. Tutti i sentieri spirituali aiutano, perché portano armonia. Cioè, ripeto, un lavoro osmotico, come mettere una goccia rossa in un bicchiere d'acqua trasparente. Se io avessi una goccia rossa, diventa tutto rosso, non è che discuti, diventa rosso! Allora incontrala quella armonia, incontrala, però profondamente, e vedrai cosa succede, altro che. Quanto... ti ha aiutato a utilizzare il monocorda rispetto alla vostra pratica di infondere energia con le mani, che adesso ci spiegherai meglio qual è. Allora, caro Daniele, l'ho provato quando siete venuti a trovarmi, sia ecco, tu che ecco. Sì. Allora, qual è la vera verità? La verissima verità, perché bisogna essere molto onesti, no? Dico la verità, non ci sarebbe bisogno di altro che di questo. Perché? Perché ciò che
catalizzano le mani attivate. Allora, molto semplice, Paramahansa Yogananda è il metodo più semplice. Sfrega i palmi delle tue mani fino a sentirli caldi e vibranti e poi apri e emetti, vedi che presenza divina guaritrice viene canalizzata da te e proiettata verso la persona. Noi abbiamo avuto un altro incontro fondamentale che tramite, è molto lungo arrivarci, ma sempre tramite Swami Kriyananda, che l'ultimo anno di vita stava lasciando il corpo, e una devota sempre di Yogananda in Italia gli disse che conosceva un metodo che era Reconnective Healing del dottor Eric Pearl. E allora venne aiutato, perché tutto, poi chi è che ti manda tutto? Ma sempre il tuo incontro con il divino, tramite le pratiche che fai, tramite l'amore per Dio, tramite le preghiere al tuo maestro, ti arriva gli aiuti. Insomma, vabbè, la faccio molto breve. Dimenticai tutto quello, e poi quando i devoti mi chiesero di addirittura misero i miei video in India, le mie classi le avevano fatte in video, registrate in video, messe su YouTube. Io che neanche volevo fare le classi, vabbè. Fatto sta che allora bisognava dare un nome a queste cose. Allora mi venne Yogananda Healing Pearls, Yogananda Perle. E allora, per vedere che non ci fosse dei copyright, ero andata in internet e vedo questo qualcuno che emergeva sempre. Dico, ma chi è questo? Pearl, ma che si chiama Pearl, non c'è un copyright, è il suo nome. Ma chi è? Un dottore. Ah, ma è quello di quella cosa. Insomma, vabbè. Vive che io l'abbiamo incontrato. Da quel momento, se tu sfreghi o no le mani, succedono tante cose. Allora, in teoria, caro Daniele, non ci sarebbe bisogno di altro. Aspetta, ma siccome è arrivata questa meraviglia che tu hai canalizzato per la tua ispirazione e desiderio di diventare strumento di armonia nel tuo percorso, ebbene, cosa noti, caro Daniele? La gioia delle persone, di che cosa? Di essere reminded, di essere ricordate di qualcosa che non sa neanche che cos'è, ma che è il suono cosmico che vibra in loro, che è coscienza cosmica, che loro sono. Allora, che cosa aggiunge e come accompagna? La bellezza, la suprema bellezza del suono cosmico udibile. Ho risposto? Sì, mi piace molto la tua risposta. Anche. Potenza del suono cosmico udibile tramite uno strumento come questo. Grazie di questa. Quindi, come si farebbe a fare un ritiro di 3 giorni, stai lì così tutto il tempo? Ma no, ma che noia per gli altri. Oddio, io entro in beatitudine, ma no, e poi non è che è 14 ore, ma no. Allora c'è anche la meraviglia che riempie tutto il luogo dove sei, che rende le persone così felici. Tutto è parte dello stesso piano di liberazione dalla sofferenza che Dio, specie in tempi così, costantemente vibra nel cosmo. E allora ecco che arriva uno strumento così, che arriva una campana, che arriva un tamburo sciamanico, che arriva un gong. Il monocorda ha questa antichità di bellezza, questa sacralità, ripeto, di angelicità, di astralità, di echi veramente, si direbbe, di un altro mondo. Le persone sentono angeli, vedono angeli quando sentono suonare, vedono luci, si risvegliano alla angelicità della loro natura più profonda. Allora ecco come il monocorda diventa sacra presenza nel lavoro che facciamo. Che meraviglia, grazie Cecilia, questo è bellissimo quello che hai detto. E quindi voi, penso che inizierete di nuovo adesso a proporre delle esperienze di gruppo come facevate. Allora, noi, tieni presente che abbiamo programmi continuamente online e poi avevamo un ritiro al mese, e veramente, veramente pre-Covid era 2 ritiri alla settimana in giro per il mondo, costantemente, tutte le settimane. Ebbene,
Adesso sono programmi online, però negli spazi in cui quando di volta in volta in questi 2 anni si è riusciti ad uscire di casa e incontrare persone vive, allora abbiamo sempre fatto ritiri. Il prossimo non si sarà quando è, abbiamo dovuto, adesso ne avevamo 2 pieni, questo sabato, e c'erano così tante persone che abbiamo dovuto fare in 2 giorni, tutto cancellato, quindi è un'ora questo sabato di guarigione del cuore, e magnifica ora, ed è dalle 18 alle 19 via Zoom. Vedranno sul nostro Facebook, vedranno come iscriversi le persone. Aspetta ancora Daniele, vorrei arrivare al punto. E ogni domenica abbiamo programmi di guarigione interiore, sempre monocorda, sempre. Ovvero c'è di solito nei nostri programmi mezz'ora di attiva partecipazione delle persone dove viene loro insegnato e fatto fare lì lavori profondi, forti, pranayama, ovvero lavori col respiro, movimenti del corpo, tutto per riattivare energia stagnante e sciogliere quei campi elettromagnetici che si traducono in blocchi energetici nel cuore, nella mente, nella spina dorsale, cioè, vabbè. Per cui grande lavoro per 30 minuti fatto fare a loro, cioè tu li guidi, insegni, cioè, poi 30 minuti di guarigione vibratoria, sempre. In quei 30 minuti, caro Daniele, 10, 12, 15 è sempre monocorda. Talvolta una campana solo, ma 90% dei programmi è monocorda. Ti ringrazio tanto. È la verità, per cui Russia, Singapore, facciamo programmi per tanti paesi che ci chiedono, tutti ormai conoscono il nostro monocorda, e infatti dall'India mi è arrivata ieri una richiesta, dove lo posso trovare? Dico, ma guarda, è stato fatto a mano in Italia, insomma. Beh, alcuni sono venuti a trovarmi, dei tuoi allievi, alcuni mi hanno chiamato. Dall'India, e ho detto, guarda, è fatto a mano in Italia, vedi tutte le coordinate, le vedi nel nostro Facebook, le vedi su YouTube, mettiamo sempre Daniele, lo vedi, ti citiamo spesso, e ogni volta che c'è un monocorda ti citiamo per intero. Allora dall'India mi hanno chiesto, infatti. E adesso, se le persone vogliono intercettarvi, perché magari qualcuno che o sta guardando adesso o guarderà nei prossimi giorni, perché tanto il video rimarrà su Facebook. Abbiamo un sito internet, www.creahealing.com. Crea Healing è il nome che abbiamo dato al nostro servizio, attività che è diventata attività professionale, paghiamo le tasse, facciamo fatture fiscali, paghiamo le tasse, vero? Ecco, 30% di tasse, più il commercialista, è tutto, per cui lavoro professionale, tante volte gratuito, le carceri è tutto gratuito, tutti i servizi. E tanti, specie i ragazzi, gli adolescenti benedetti che stanno soffrendo, eccetera, eccetera, ma se no è un lavoro professionale. Ebbene, Crea Healing perché? Per onorare il nostro maestro spirituale, Swami Kriyananda, il nostro sentiero, che è il Crea Yoga, e poi è veramente un'azione, Crea vuol dire azione. Ebbene, creahealing.com, se no, però è ancora tutto in inglese, ma fermi, su Facebook è Cecilia Vivek Sharma, ovvero il mio nome, il nome di mio marito Vivek e il nostro cognome che è Sharma, Cecilia Vivek Sharma, come menzionato da Daniele nell'invito che ci ha fatto nel post su Facebook, lì troverete tutte le indicazioni del programma, andate giù di 2 post e vedete che questo sabato c'è questo programma meraviglioso dalle 18 alle 19 su Zoom, e poi il domenica 13 febbraio e 20 febbraio e 27 febbraio meravigliosi programmi proprio sulla rifioritura della pace interiore. Tramite ancora lavoro di respiro, mantra, meditazioni, affermazioni, visualizzazioni, lavoro meraviglioso basato sugli insegnamenti del nostro maestro e di Thich Nhat Hanh, grande monaco zen, maestro di pace, che ha lasciato il corpo proprio il 22/1/22 alle ore 00. E lui ha proprio dato gli insegnamenti più potenti sulla pace che si possano trovare, scritto libri memorabili come Essere Pace e La Pace a Ogni Passo. Allora lui è stata l'ispirazione dietro questi programmi. Allora 13 febbraio, 20 febbraio, 27 febbraio, trovate tutto nella nostra pagina Facebook, nel nostro profilo Facebook, oppure su YouTube, abbiamo tanti video. E trovate sempre le indicazioni per i programmi, sono Zoom, ripeto, in attesa dei bellissimi ritiri. Guarda, ti dico Daniele, non dovrei, vero? Sembra quasi presuntuoso dire bellissimi, sono bellissimi, sono programmi
Sono così felice perché li preparo studiando, come diceva Vittorio Alfieri, studio matto e disperatissimo. Sì, sì, è vero, è vero, follia, follia pura. Ma vengono delle cose felice, sono felicissima di questi programmi dove vedo meraviglie succedere. Ebbene, in attesa di riprendere quelli dal vivo, andiamo avanti con queste ore Zoom identiche che vengono videoregistrate, le persone le sentono, risentono, le rivivono, rivivono, identico, perché l'energia, come dice Yogananda, ripeto, ha un infinito potere di proiezione. Cosa vuol dire infinito? Non solo nel momento in cui fai tutto il lavoro, ma ogni volta che riapproci quel campo energetico. È bello, è una cosa bellissima. Non ho dubbi, perché sento l'entusiasmo delle persone che mi contattano, che arrivano da voi, e sono tutti felicissimi, entusiasti di quello che fate. Adesso mi è sparita completamente Cecilia, che adesso sta arrivando. Ecco. Troppa energia, Cecilia. Ecco, caro Daniele. Quindi, insomma, suono e vibrazioni sono le più potenti forze nell'universo, Yogananda dice. Monocorda come? Tramite l'accumulo della vibrazione, del riverbero sonoro degli armonici prodotti dal suo suono, riproduce il suono cosmico dell'Om, e il suono cosmico dell'Om, secondo tutta la grande tradizione yogica, e specialmente in questo caso tradotta, codificata da Patanjali, ripeto, Sutra libro 1, punto 27, ciò che designa la coscienza assoluta, ovvero la libertà nella pace, nell'amore, nella gioia, la gioia infinita, imperturbabile, è il suono dell'Om. E ancora Patanjali 1, 27, libro 1, punto 27, punto 28, la concentrazione su quel suono e la meditazione su quel suono, la ripetizione di quel suono e la meditazione su quel suono liberano dagli ostacoli e portano alla realizzazione del sé. Allora, è un lavoro interiore, ma il monocorda lo facilita. E tutti i lavori di guarigione vibratoria facilitano quel progetto, che è un progetto d'amore. Meraviglia, Cecilia, sentirti parlare è sempre illuminante. Io ringrazio il mio maestro da cui viene tutto. Io ti invito di nuovo, ma tanto noi ci sentiamo, appena ritorna Vivek, per fare un'altra serata come questa. Sì, sì, volentieri, volentieri. Anche quello che ci porta lui dall'India. Guarda, ti dico, ogni volta che lo chiamo, ovviamente ci chiamiamo più volte al giorno, poi quando vanno i video, perché là sempre... Quante ore di differenza ci sono fra qui ed India? Ma adesso con l'ora solare sono 4 ore e mezza. Ebbene, ogni volta che chiamo, lui adesso è a casa, naturalmente i suoi genitori non li vedeva da 2 anni e mezzo, tu capisci. Padre è uno yogi, cioè è stato un imprenditore, però sempre come in India puoi essere anche, puoi avere la persona che spazza la strada, è un grande yogi, cioè non lo sai mai, no? Può essere qualunque cosa. Allora, famiglia dunque molto spirituale, tu senti sempre i mantra, sempre i bhajan, sempre, e dico Vivek, ti prego, ma mia mamma, dal mattino alla sera, è così che l'India ha preservato nel disastro di conquiste tutte la sua levatura spirituale, in quel modo lì, capisci? In quel modo lì. Per cui bhajan continuamente, continuamente, bhajan vuol dire i canti a Dio, no? Oppure i mantra, continuamente, continuamente, tutto il giorno, ogni volta, e forti, e poi hai degli speakers, cioè per noi occidentali, è da impazzire, perché... veramente non siamo, onestamente, no? Per cui quando andavo a trovare i suoi genitori sono in Punjab. Punjab è questa terra di prosperità, di forza, di vigore, è la terra dei Sikh. Vivek non è Sikh e Bramino, ma sai, i Sikh sono coloro che portano il turbante e che difesero l'India dalla avanzata musulmana che voleva distruggere l'induismo. Parliamo del 1500. Detto questo, dunque, tu in questi... nelle terre indiane, nelle campagne, hai sempre questi grandi speakers, cioè altoparlanti, questi mantra, o bhajan, continui, ma di notte, di giorno, ma a tutto volume. Che cosa stanno facendo? Perché? Per questa stessa ragione, il potere vibratorio della coscienza divina come passa laddove venga cantato il suo nome.
Allora il suo nome è Lom, ma può essere Shiva, può essere Gesù, può essere Buddha, può essere Muhammad, può essere Lakshmi, può essere laddove tu canti il nome di Dio, la sua coscienza viene veicolata. Ecco come l'India ha mantenuto la levatura spirituale di cui è rimasta maestra, l'India guru del mondo. I viaggi di Gesù là, ma di Alessandro Magno là, insomma, ai piedi dei grandi, grandi rishi, dei grandi maestri. Cecilia, grazie infinite per questa serata. Ti ho già portato via un'ora, ma Una mi sono. gioia immensa, una grande gioia, una grande gioia, grazie a te. Però E io promettimi che ci rivediamo appena tornavi vecchio. sì, va bene Daniele. Un abbraccio ad Alessandra e a tutti coloro che sono qua. Sappiate che il aspetta, il giovedì facciamo un programma gratuito dalle 20:30 alle 21 di meditazione, ma propedeutica al lavoro di guarigione a distanza, che fate voi su per voi stessi, per i vostri cari e per tutto il mondo. Quindi tre fasi di lavoro di preghiere di guarigione. Non uso il monocorda lì e nessuno strumento perché è veramente per me diventerebbe troppo impegnativo continuamente fare i programmi così. Sono 30 minuti gratuiti e vi invito allora, giovedì trovate i link lì nel nostro profilo Facebook. Lo trovate, li trovate lì. Cecilia Vivek Sharma. Perfetto, Sì. Come tu ci hai invitati, basta che loro clicchino lì e trovano tutto. Va bene, Daniele caro. Allora, grazie a tutti, grazie a te, grazie a te, caro, un Alessandra, abbraccio. E carissimo. grazie a tutti quelli che hanno seguito questa trasmissione, che la sentiranno poi nei prossimi giorni. Va bene, va Grazie bene. ancora, Cecilia. Un abbraccio. Om Shanti Shanti Om, pace, 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 armonia a tutti. Om. Ciao, cara.